Perdonate l'attesa, Mr. Flores. Sono pronto per accompagnarvi. Come? Accompagnarmi dove? Su, su. Non c'è ragione di essere nervosi. Nervoso? No. È il vostro aspetto. Beh, preoccupante. Preoccupante? Io? Ma io sono un amico. Mi chiamo Manny Calavera, vostro agente di viaggio. Non voglio un agente di viaggio. Voglio andare a casa mia. Non potete, Celso. Siete morto. Ma non siete solo. Qui tutti sono morti, proprio come voi. Ecco perché si chiama Terra dei Morti. Siete pronto per il grande viaggio? No! Quale viaggio? Il viaggio quadriennale dell'anima. È un lungo viaggio. E non posso mentirvi, Celso. Può essere molto, molto pericoloso. A meno che non tiriate fuori il denaro con cui siete stato sepolto e compriate da noi un viaggio migliore. Non preferireste attraversare la Terra dei Morti su un'auto sportiva? O provare una crociera di lusso? Se avete condotto una vita impeccabile, potreste ottenere addirittura un biglietto per il numero 9. Il numero 9? È il nostro miglior treno espresso. Arriva direttamente al nono al di là, la terra dell'eterno riposo, in 4 minuti anziché 4 anni. Ma pochi ne sono degni. Diamo un'occhiata al vostro curriculum. Bene. La cattiva notizia è che il treno è oltre la vostra portata, ma ho un altro paio di assi nella manica. Sì, ecco la soluzione. La linea Excelsior. Già, è proprio bello. Quella bussola sulla maniglia vi sarà utilissima, vedrete. Ah, sarà un viaggio fantastico. Vorrei esserci anch'io. Perché no? Potreste darmi un passaggio. No, io non me ne posso andare finché non avrò pagato un piccolo debito. Lavoro sociale, eh? Beh, suppongo che ci sia gente messa peggio di me. Ehi, me ne andrò molto presto da qui. Certo non grazie a casi disperati e inutili come il vostro, amico. Ehi, Manny, il capo mi ha detto di dirti di non scappare stasera. Vuole parlarti di qualcosa quando tornerà dal suo viaggio. Dì a Don che va bene. Non vado da nessuna parte. Specialmente con clienti come questo. Dove la trovano certa gente? Non hanno fatto niente di buono. Non posso vendergli niente di buono. Non posso pagare i miei debiti. E sto qui, a vendere spazzatura dei pezzenti per l'eternità. Mi servono clienti migliori. Mi serve un santo. Quello che mi serve è un santo ricco e defunto. Che è sesto? Ciao ragazzi, ciao ragazze. Bentornati e bentornate su All Games Channel. Desideravo da tempo caricare almeno un video di Grim Fandango perché è uno dei miei giochi preferiti. Diciamo scoperto, meglio, giocato soltanto 4-5 anni fa e non di più. Lo conoscevo ovviamente da anni per la sua fama, ovviamente, uno dei giochi più importanti, no, di questo mondo. Che tanto adoriamo, c'è una delle avventure grafiche più apprezzate, però ai tempi giocando solo su console, insomma, mi sono perso anche di quelle chicche che non avete idea. Bellissimo ragazzi, non soltanto dal punto di vista narrativo della storia, che per me è meravigliosa, ma proprio a livello di atmosfera lo trovo affascinante. E inoltre il doppiaggio italiano è qualcosa di sconvolgente, è fatto davvero troppo troppo bene. Uno dei migliori lavori che abbia mai davvero ascoltato. Ad ogni modo, noi siamo agenti di viaggio. Noi vendiamo dei veri e propri pacchetti ai morti, alle anime che giungono qui, in questa specie di limbo. Soltanto che ci va abbastanza male, tipo il cliente di prima. Non è niente di che. Noi ambiamo a vendere pacchetti davvero importanti, tipo il famigerato numero 9, ai clienti, ma questi devono essere davvero dei puri di cuore. Ci imbattiamo sempre con tipi, diciamo, poco affidabili, che in vita si sono comportati non proprio bene. C'è un messaggio. Leggiamolo. E ringrazio Spectre perché mi ha fatto tornare la voglia di rigiocarlo. È un ordine del giorno. A tutti gli agenti, da capo ufficio Don Copal. Molto bene, teste d'osso.
Ringraziate la vostra buona stella e fiondatevi nelle vostre maledette auto! Abbiamo un avvelenamento di massa per le mani. Ci sono troppe vittime per assegnare casi specifici. Quindi chi primo arriva, meglio alloggia. Quindi, vedete di darvi una mossa! Come no, fesso. Chi prima arriva, meglio alloggia. Beh, bisogna sbrigarci. Un avvelenamento di massa, quindi tante vittime. Il problema è che bisogna davvero sbrigarci, altrimenti ci fregano quelle migliori. Il mio computer mi dà accesso istantaneo al database dei defunti. Ecco il file di Celso. Quel bastone da passeggio era anche troppo per lui. Povero Celso. Così carino. Va bene. Ok, quindi cerchiamo di sbrigarci. In quest'ultimo armadietto ci tengo il cappotto. In quell'armadietto dovrebbero esserci i contratti migliori, invece ci teniamo il cappotto. Questo gioco salva... Oh, perfetto, va bene. Oh, sentite le musiche, che belle. Guardate Manny, noi ci chiamiamo Manny Calavera. Guardate come guarda quella porta lì. Vediamo cosa ha da dire. La mia vecchia porta. Quindi il nostro vecchio ufficio, probabilmente, no? La grande porta dorata del mediocre dirigente. Per favore, un po' di rispetto per il nostro intrepido capo. Perché? Lo sai che lavoro qui da più tempo di lui? E te ne vanti. 1-0 per te. Oh, il rapporto che c'è tra di loro mi piace da morire. Buenos dias. Manny, perché non sei all'avvelenamento? Allora, vedete, il gioco ci offre di scegliere, beh, essendo un'avventura grafica è più che ovvio, insomma, diverse risposte. Ora facciamo finta di niente, vediamo davvero qual è il nostro scopo. Ricordo che il gioco ce lo riportava alla grande già nelle battute iniziali. Che avvelenamento? L'avvelenamento da gaspaccio, codice 3, a cui stanno lavorando tutti, tranne te. Perché mando i memo se poi nessuno li legge? Mi ripeti dove è stato l'avvelenamento? Per l'amor del cielo, chiedilo al tuo autista, lui lo sa. E quel gioco ci ha praticamente appena detto di parlare con il nostro autista. Tra l'altro anche la lettera del nostro capo prima, correte a prendere un'auto. Va bene, raggiungeremo quindi il garage presto. Non ricordo. Dovrei essere in qualche posto adesso. Manny, devo spiegarti il tuo lavoro da capo? No, ma sarebbe bello sentire la tua versione, tanto per cambiare. Ebbene, il Manuel Calavera che conosco io raccoglie le persone dalla terra dei vivi. Defunti. Preferibilmente. E li porta qui, tentando volenterosamente di vender loro il miglior pacchetto viaggio cui possano aspirare. Se vende viaggi a sufficienza, il nostro eroe sarà libero di lasciare la terra dei morti. Fino ad allora lui ed io siamo incollati qui, a parlare delle stesse cose, ogni giorno per l'eternità. Chiaro, no? Piuttosto chiaro. Allora, io direi di continuare. Parliamo di lei. Qual è il tuo lavoro? Abbiamo parlato abbastanza di me. Qual è il tuo lavoro? È come fare la babysitter. Tranne che non posso guardare la TV. Cosa hai fatto in vita per ritrovarti inchiodata qui? Cosa hai fatto in vita per ritrovarti inchiodata qui? Quello che ho fatto ai bei tempi non è affar tuo. Conosci le regole. Va bene. Va bene. Bene, vado a battere un po' la strada. Bravo, dagli una lezione a quella strada. Concludiamola qui. Tra l'altro ho anche sbloccato un obiettivo. Sono stato fortunato. Questo gioco l'ho pure platinato su PS Vita, quindi... Alcune cose le ricordo, però... Altre molto meno. Allora, bisogna raggiungere quindi il garage. Bisogna prendere l'auto e parlare con il nostro autista. Dovrebbe trovarsi qui, il garage. Oh, sì. Male, eh? Qualcuno ci ha già anticipati. Niente, possiamo anche correre. Da tre auto. Ecco quello che mi serve. Ruote. Qui stiamo per fare la conoscenza di un gran personaggio.
molto simpatico. Ehi, servizio! Ehi, che cazzo! Oh! Oh, mi spiace, signore, non credevo. Che bello! Gli agenti alle vendite di solito non vengono qui, in questa parte del garage. Tu sei un autista? Ehi, tu sei un autista? Io? Oh, no! No, 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 non le guido. Le aggiusto e basta. Comunque, bel capanno. Cioè, fa abbastanza ridere perché lui è enorme. Bel capanno. Certo, chissà se ti piacerebbe ancora se tu ci fossi intrappolato dentro tutto il giorno come me. Mi chiamo Calavera. Manny Calavera. Mi chiamo Calavera. Manny Calavera. Io sono Glottis. Non ho molte visite. Ehi, ho un messaggio per un certo Calavera. Ah, il tuo autista ha detto che Mr. Harley ha detto che poteva avere il resto della giornata libera. Domino ha mandato a casa il mio autista? Sì, non è gentile. Vedete, gli altri giocano sporco con noi. Glottis. È un nome tedesco? Glottis. Glottis. È un nome tedesco? Oh no, le mie radici non affondano sul suolo terrestre. Sono uno spirito elementale evocato dalla terra dei morti, a cui sono stati dati uno scopo, un'abilità, un desiderio. Bellissimo. Guidare, oppure cambiare l'olio e regolare le cinghie, se non ci sono incarichi d'autista vacanti. Pare che abbia bisogno di un nuovo autista. Pare che abbia bisogno di un nuovo autista. Io credo che tu abbia ragione. Sì, è vero. Ti va di sostituire il mio autista? Io? No, mi dispiace, non posso. Le regole. Andiamo, Glottis, ho bisogno di te. No, non posso, sono troppo grosso. Non sei troppo grosso. Non sei troppo grosso. Sono le auto che sono troppo piccole. È vero. Quelle stramaledette utilitarie. Ehi, mi è venuta un'idea. Potrei modificare un po' la tua auto. Solo un tocco leggero di fiamma ossidrica, capisci? Ah, ma non posso modificare le auto senza un ordine di lavoro scritto dall'alto. Potrei perdere il posto. Un ordine di lavoro? Sì, sì, sì. Non posso accendere niente di più grosso di una sigaretta senza uno di quelli firmato dal boss in persona. Ehi, questa è la mia specialità. Far firmare la gente. Torno tra un attimo. Sì, troppo piccole. Io non sono troppo grosso. Tutto qui è troppo piccolo. Ok. Allora, quindi, cosa abbiamo qui? La mia falce. Mi piace tenerla vicino a dov'era il mio cuore. Bellissima questa frase. È un ordine del giorno. Ok. Devo farmi firmare quest'ordine. Perfetto. Quindi andiamo dal boss per farcelo firmare. Il gioco, vedete, ci dà sempre degli indizi, a volte è chiaro, altre volte meno, su cosa bisogna fare. Ecco, davvero a volte ti fa uscire fuori testa perché gli enigmi sono allucinanti. Non sempre, per carità, però spesso. Eva, no, ho sbagliato. È Manny, il capo espiatorio del boss. Eva, ho davvero bisogno del capo per firmare questo ordine del giorno. Gli farò uno squillo. Mister Copal, ho qui fuori Manny Calavera che aspetta di vedervi. Non avevo detto niente interruzioni oggi. Mi spiace, Cal. Forse domani. È troppo tardi. Certo, come se dovessi andare da qualche parte. C'ho l'avvelenamento, baby. Altrimenti sono cazzi. Mister Grande Capo non vuole essere disturbato oggi. La porta di Domino è chiusa. Forse ha paura che rubi uno dei suoi file. Il che non è una cattiva idea, dopo tutto. Ok, bisogna trovare un modo. Un modo per farci firmare quel biglietto. E cosa ci inventiamo? Beh, usciamo fuori di qui.
Queste battute iniziali me le ricordo molto bene. Bellissimo, ragazzi. Questo gioco comunque riprende dal mito. Oh, è qua. La festa dei morti. Tim Schafer si è rifatto al mito azteco, al folklore messicano, ovviamente. Non mi piace il modo in cui quell'occhio mi sta guardando. Sì. Guardate cosa abbiamo qui. Vedete, questa è la porta... Questa, cioè, è la serranda, il garage. Enorme. Non posso aprirla. Qui è dove è uscito quel mezzo prima, no? Sembra una corda, ma in realtà sono cravatte da 4 soldi legate insieme. Ok. Perfetto. Questo è l'ufficio del nostro capo. Sembra che Donna abbia impostato il computer per rispondere automaticamente all'interfono. Oh, lui è assente, non c'è. Quindi possiamo decidere noi quale risposta dare ad Eva. Maledizione, Eva, firmetelo da sola. Sono occupato. Cambierò il messaggio. Maledizione, Eva, firmatelo da sola. Sono occupato. Bellissimo. Perfetto. Sì, potrei anche stare qui a studiarmela, però in realtà ho i minuti contati per il solito discorso dell'SSD. Non c'è nessuno nell'ufficio di Domino. Si poteva entrare nell'ufficio? Sì. Domino chiude la sua finestra. Ah, no. Forse ha paura dei piccioni. Ah, grande però. Grande. Questa è una rivelazione importante. Ok. Quindi abbiamo impostato la risposta automatica al PC. Oddio, cosa sto facendo? Sto sbagliando. Non volevo fare questo. La si potrà usare però. Ok. Sì, i comandi sono un po' ingessati, ovviamente. È un gioco, ragazzi, del 98, anno in cui, tra l'altro, il mondo stava anche conoscendo Metal Gear Solid. Solo che, a differenza di Metal Gear Solid, questo ha ricevuto un doppiaggio degno di nota. Sì, è chiaro, io amo la follia il doppiaggio di Metal Gear Solid 1, ma è oggettivamente un disastro. Però non lo sostituirei mai con quell'inglese. Ormai mi sono troppo abituato a quelle voci. Alessandro Ricci e company. Ok. Facciamocelo firmare. Eva, ho davvero bisogno del capo per firmare questo ordine del giorno. Gli farò uno squillo. Mister Copal, Mister Calavera è qui fuori. Dice che ha qualcosa che richiede la sua firma. Ma firmalo tu, d'accordo? Sono impegnato! Devi scusarlo, Manny. Probabilmente il cruciverba di oggi è particolarmente impegnativo. Eva, mi stupisci. Non credevo che tu avessi tutto questo potere. Tutti abbiamo i nostri segreti. Che meraviglia. Ehi, faccio la mia figura con questa. Mi torna, eh? Sì, molto. Dicono che il nero snellisce. Guido! Sì, sto guidando! Fatto molto prima a piedi.
Oh, Icone, mi perderò l'avvelenamento. Non mi prendere in giro, Glottis, per favore. Guardate che meraviglia il mondo dei vivi, come viene rappresentato. Oh. Domino. Domino ha già fatto, ragazzi. I vivi mi danno sempre i brividi. Guardate che quanto è particolare questa rappresentazione del mondo dei vivi. Cioè, io la trovo davvero... Non lo so, non so che opinione farmi, so solo che a me piace. Ok, il cadavere, il nostro obiettivo è lì, in quel sacco, però... È la paura della morte che ci rende tutti mostri. Possiamo spaventare i vivi. Spaventare i vivi è tecnicamente irregolare, ma lo facciamo tutti. Se li spaventassi a morte diventerebbero poi dei clienti, ma resterei intrappolato in un conflitto di interessi. Sono io, la morte. Ci vediamo presto, ok? So che non puoi sentirmi, ma prova a sentire quello che sto per dirti nel profondo della tua anima. Non mangiare il gaspaccio. Che spettacolo. Allora, il gioco ha dei problemi qui con la veste di Manny. Vedete che... Come si dice? Anche l'audio in realtà ha dei problemi in questo momento. Non posso farlo a mani nude. Sono un professionista. Beh, vero. Falce, via. Bel costume. Ma offriamo anche diversi extra ai pacchetti viaggio. E se voi... Dacci un taglio, voglio qualcosa che costi poco dove riposarmi un po', punto. Mamma mia. Sai, Manny, potrei rendere quest'auto un po' più veloce, se tu volessi. Sì, come ti pare. Oh, sì, abbassamento dell'avantreno, elaborazione degli scarichi e doppio post bruciatore. Con questa, Mr. Martinez, potrete riposarvi tra la morbida schiuma da imballaggio che si creerà dal mix di questi due componenti chimici. Ripensandoci bene, vorrei aggiungere qualche extra. Spiacente, Bruno, ma non avete i requisiti per nient'altro. Però posso offrirvi questa tazza a omaggio. No, aspetta, non puoi trovarmi qualcosa dove possa muovere le gambe? Mi piacerebbe davvero, Bruno, ma il mio capo è un osso duro. Devo essere un osso duro, visto che ho a che fare con degli idioti perditempo come questo qui. Manny, non riusciresti a vendere gelati nel deserto? Ho appena venduto qui. Parlo di vendite grosse, Calavera, come quelle che fa Domino. Come posso concludere grosse vendite con questa schifezza di clienti che mi mandi? Ehi! Adesso dai la colpa ai clienti. Ne ho abbastanza di te, Manny. Se non concludi qualcosa di buono prima della fine del trimestre, tu sei fuori, licenziato. Non potrai più pagare il tuo debito. Resterai solo col tuo bel vestito e il tuo sorriso e un sacco di tempo da ammazzare. Oh, povero. Chi hai chiamato schifezza? Adesso ti faccio. Ma cioè, io non ho parole. Il doppiaggio. Sono stanco di aspettare un'occasione. È come cercare di volare legati a un mattone. È ora di prendere l'iniziativa. Già. Prendere l'iniziativa. Diciamo che da qui il gioco inizia a farsi davvero molto interessante. Incomincia per davvero. Quella fase lì è proprio l'inizio. Non c'è un vero e proprio tutorial, perché le cose le si scopre da sé, sia chiaro. Però, insomma, da qui in avanti bisogna fare in modo di anticipare il nostro collega. Probabilmente, come avete capito, scorretto. Dopotutto ha mandato a casa il nostro autista, no? L'avete visto? È aperta la porta. Aspetta, perché non mi entro? Ah, mi sa devo cliccare. Ragazzi, i movimenti sono un po', ripeto, un po'. Ecco qua. Lui è Domino. È Domino Harley.
l'uomo più sudato dell'ufficio. Bisogna sudare per vendere, Callie. E tu lo sai. Che spettacolo. Beh, almeno non ti attacchi più alla bottiglia. Ehi là, Callie! Come butta? Come ti è andata all'avvelenamento? In realtà, nel filmato in cui noi arrivavamo, abbiamo visto lui ripartire, perché ci ha anticipati. Al suo interno, insieme a lui, c'era l'anima, una suora. Si è intravista. Allora, come ti è andata all'avvelenamento? Beh, diciamo che sorella Calabaza, ecco, ha una passione segreta. Per i treni. Hai beccato una suora? Madre superiore e tutto quanto. E le hai venduto un biglietto per il treno numero 9? Ciuff, ciuff, figliolo. Eh sì, a lui è andata decisamente bene. E a te come è andata? Bah, gli dirò la verità. Ho un piccoletto cattivo senza nessuna speranza. Oh, su con il morale, amico. Un altro giorno, un altro cadavere, giusto? Bene, ci si vede nel limbo. D'accordo. Dovremmo vederci più spesso. Non ho voglia di parlare con lui, mi è profondamente antipatico. È uno scotch di marca. Serviti pure, Manny. Così scoprirai che sapore ha la bomba buona. Cioè, sentite, io rimango sbalordito, davvero. Se provassi ad uscire dalla finestra, credo che Dom chiamerebbe la sicurezza. Nessun messaggio nell'elegante tubo rosso di Dom. Ecco, vedete, anche qui questa è un'osservazione importante. L'elegante tubo rosso. Questa è l'informazione che in realtà ci occorreva per poter proseguire. Ma noi la chiudiamo qui, ragazzi. Io spero che il video sia stato un po' di compagnia. Fatemi sapere se voi l'avete giocato, questo gran capolavoro, perché per me è davvero un capolavoro clamoroso, oppure no. Nel caso io ve lo consiglio ovviamente, poi dipende sempre da voi, essendo un gioco estremamente vecchio, avventure grafiche in realtà le si giocano molto poco, anche se forse negli ultimi anni sono tornate un po' di moda, ma c'è stato un periodo in cui sono a dir poco scomparse. Vos, e i vostri bei vestiti e la vostra posa sotto il naso, ficcare le bottiglie di birra vuote nel tubo del pneumatico dei messaggi, che razza di divertimento, Vos! Lassù! Non capite che lo smistatore del tubo pneumatico è un macchinario delicato? Credete d'esser mejor de me? No. Bueno. E anche qua, insomma, ci ha fatto capire che i macchinari dove arrivano i messaggi, dove il famoso tubo rosso che abbiamo visto prima, insomma, qualcuno ha fatto danno. Perché qui c'è un server, adesso ve lo faccio vedere, in cui vengono smistati i messaggi. Lui è il manutentore. Ecco qua. Guardate il tubo rosso, ragazzi. È il cuore del complesso e delicato sistema di comunicazioni del Dipartimento dell'Amor. Ok. Vabbè, ragazzi, il video si conclude qua. Ripeto, spero vi sia piaciuto. Al prossimo gameplay. Ciao a tutti. Ciao a tutte.